Grazie Presidente. Io farò un intervento breve perché, insomma, già è stato detto molto sul tema. Ringrazio anch'io innanzitutto l'assessore Montori che ci ha ripercorso in maniera molto dettagliata la storia di questo importante episodio dell'urbanistica romana. Spesso ci troviamo di fronte a situazioni del genere in cui alcuni edifici, anche di pregio, restano per molti anni, diciamo, in una situazione di degrado e questo, devo dire, non sempre imputabile all'amministrazione perché, come diceva prima l'assessore in un passaggio del suo intervento, a volte dipende anche dalle logiche del profitto delle società che questi immobili gestiscono. Quindi voler dare la responsabilità del fatto che degli edifici restino inutilizzati, restino in situazioni di degrado, non possiamo esclusivamente darla all'amministrazione. Mettiamoci anche dall'altra parte per capire come si muovono questi interessi, perché ricordo, noi siamo qui a parlare comunque di un permesso di costruire, quindi di un atto che solitamente noi non trattiamo in Assemblea Capitolina. Anche se in questo caso riguarda, come dicevamo prima, due edifici, tre edifici molto importanti. Però allora a questo punto mi chiedo, voi chiedete addirittura oggi un consiglio straordinario per discutere delle torri dell'Eur, ma l'avete chiesto, mi rivolgo ai colleghi del PD, al vostro assessore, quando ha firmato un protocollo di sua mano, insomma, non come organo di questa amministrazione, un protocollo che non mi risulta sia passato in giunta per l'approvazione, per la condivisione con gli altri assessori, con il sindaco. Non lo so se è stato, non credo sia stato discusso nell'allora commissione urbanistica. Cioè, questa decisione l'ha presa, giusta, sbagliata, non voglio entrare nel merito, l'ha presa l'assessore Caudo e ha firmato con la società Alfieri questo protocollo che ritornava alla situazione ante. Quindi non più residenze di lusso, non più via il progetto di Renzo Piano, ritorniamo agli uffici, va bene. Però questo protocollo comportava anche la riduzione del pagamento degli oneri al comune da 24 milioni a 1 milione. Quindi chi aveva valutato questa decurtazione degli oneri? C'era stato un passaggio con gli uffici, c'era stata un'istruttoria. Allora, se questo protocollo non fu portato in giunta, in commissione, in aula, sono stati fatti successivamente a questo protocollo firmato tra l'assessore Caudo e la società Alfiere degli atti amministrativi conseguenti a questo protocollo? Perché a questo punto io vorrei un po' ribaltare. Siamo qui in un consiglio straordinario a fare tutte le quisquiglie di qua e di là, devi andare in aula, ne dobbiamo discutere, dobbiamo parlare del progetto, dobbiamo portare in commissione. Allora io chiedo la stessa cosa a voi. All'epoca, quando l'assessore prese questa decisione, fu una decisione condivisa con l'allora maggioranza? Io non ho trovato atti se non un protocollo firmato dall'assessore e dalla società. Ok, quindi questo è il primo punto che volevo chiarire. Sicuramente non sempre l'amministrazione agisce in maniera lineare e corretta e diciamo, la sentenza però del Consiglio di Stato ci dà ragione sul fatto che comunque il Comune non deve dare questi 325 milioni alla società Alfiere, per cui chiaramente emerge che la causa della perdita, diciamo, guadagno da parte della società Alfieri non è imputabile sicuramente all'operato dell'amministrazione. Io devo dare atto che comunque da allora, grazie anche al lavoro dell'assessore Montuori, si è cercato invece di rimettere in piedi questa situazione, di fare ordine in una vicenda complessa, intricata. A volte, diciamo, io mi sono trovata ad affrontare il tema delle torri appena insediatami, infatti credo di aver fatto una commissione anche richiesta dalle opposizioni ad agosto-settembre del 2016 e già in quella sede analizzando tutti i documenti che avevo reperito tra delibere, protocolli e quant'altro, permessi di costruire, mi accorsi che non era una situazione per niente lineare nella quale andava sicuramente fatto ordine. Ritorniamo ad oggi e sicuramente possiamo dire che
grazie all'attività in corso si vede una possibilità di recupero, di restauro di questi edifici, e io di questo ne sono ben contenta. Quindi vorrei focalizzare l'attenzione sull'attività in corso. Mi auguro, appunto, visto che l'assessore ci ha dato questa notizia, che è stata accordata la proroga del permesso di costruire, probabilmente i richiedenti dovranno presentarne uno nuovo che sia adeguato alle nuove esigenze diciamo sistemazione interna degli edifici, che comunque verranno trasformati in senso, diciamo, con un restauro e non più con una demolizione, una completa trasformazione degli edifici. E sono sicura che nell'esaminare questa nuova proposta, questo nuovo progetto che verrà avanzato dal proponente, l'assessore, sul mandato appunto di questa maggioranza, come fa su tutti gli altri temi che noi affrontiamo, porterà avanti quelle che sono le nostre richieste, che in parte sono già state anticipate dal collega Calabrese, cioè quello sicuramente di investire gli oneri che deriveranno da questo permesso di costruire per migliorare la situazione al contorno degli edifici, e poi si vedrà quali verranno poi quantificati in maniera precisa questi oneri. Noi oggi ancora non lo sappiamo con precisione. Gli stessi vengano investiti sul territorio, sicuramente anche coinvolgendo l'amministrazione del nono municipio, per capire quali possano essere gli interventi, diciamo, di cui si sente maggiormente la necessità. Però mi sento di anticipare che sicuramente non dobbiamo pensare soltanto agli interventi legati alla viabilità, ma anche, che quella è la nostra indicazione costante, di dare invece la possibilità alle persone di spostarsi non solo con il mezzo privato, ma soprattutto con il mezzo pubblico. Grazie.